c'era l'argomento che affronteremo, anzi il classico che proponiamo sarà Husserl, e il tema proposto dal professor Franzini, preside della facoltà di filosofia della statale, che è qui con noi questa sera per tenere questo incontro, è Husserl, l'idea della fenomenologia. Do direttamente la parola. Grazie per l'invito. L'idea della fenomenologia è una opera che Husserl scrisse nel 1906-1907, ma in realtà quando con Fulvio Papi abbiamo dato il titolo di questo incontro non volevamo parlare in specifico di quest'opera di Husserl del 1906-1907, che peraltro sono lezioni ed è una delle poche opere di Husserl di non eccessivamente difficile lettura, perché Husserl è mediamente autore abbastanza complesso e tutto sommato poco popolare, ma si voleva dare un'idea della fenomenologia oggi, del significato oggi della fenomenologia, dal momento che comunque, per esempio da questo libro, che è una delle prime presentazioni divulgative della fenomenologia che Husserl offre, da questo libro sono passati 100 anni, quindi dalla nascita, dall'origine del discorso husserliano sono passati 100 anni, quindi è possibile che il linguaggio husserliano, che le dinamiche husserliane finiscano per essere in un certo qual modo superate dagli eventi. Credo che in realtà, parlando dell'idea della fenomenologia oggi, a 100 anni dalle sue prime elaborazioni, la prima opera fenomenologica di Husserl è del 1900-1901, che sono le Ricerche logiche, si tratti di capire, prima di sottolineare quelli che a mio parere sono i punti salienti della fenomenologia, si tratta in primo luogo di capire come leggere Husserl, cioè qual è il significato generale che Husserl oggi può dirci. E direi che in prima istanza bisogna considerare che Husserl non è autore a cui è facile avvicinarsi, perché come molti sanno Husserl ha una duplice produzione e quindi è autore di per sé assolutamente stratificato. Ha una sorta di produzione di carattere, diciamo così, come si usava dire una volta, esoterico, cioè rivolto a un ampio pubblico, e per questo ampio pubblico scrive essenzialmente, ne scrive 2 o 3 con vari titoli all'interno del suo percorso, delle sorta di introduzioni generali al suo pensiero, sia l'idea della fenomenologia, sia anni dopo le idee per una filosofia pura e per una fenomenologia pura, per una filosofia fenomenologica, di cui pubblica in vita soltanto un volume, il primo volume, che è pensato come un'introduzione generale alla fenomenologia. Così come le altre opere posteriori che pubblica hanno sempre una parte introduttiva. Però Husserl è essenzialmente un autore che pubblica, che ha un'ampia produzione esoterica, cioè un'ampia serie di lezioni, pubblicazioni, appunti, si tratta di centinaia di migliaia di pagine raccolti negli archivi attualmente a Lovanio, che portati da Lovanio, dal padre Fambreda, per timore che cadessero nelle mani dei nazisti, e ahimè fu sfortunato, perché 2 settimane dopo i nazisti invasero il Belgio e le carte furono salvate proprio miracolosamente da padre Fambreda, e sono centinaia di migliaia di manoscritti, alcuni peraltro stenografati, per cui dove la scrittura è particolarmente densa. Questa produzione sono il tipo di produzione a cui Husserl probabilmente maggiormente teneva, e sono ricerche fenomenologiche specifiche su campi specifici, attualmente pubblicati in una edizione che si chiama husserliana, che non finirà credo mai, data la mole di materiale da pubblicare. Questa produzione esoterica di Husserl in un certo qual modo è la produzione più specialistica e di maggior difficile comprensione.
In più c'è un'ulteriore caratteristica da aggravare la conoscenza pubblica di Husserl, altre due caratteristiche. In primo luogo, Husserl, dopo la morte del figlio, avvenuta in guerra nel 1916, non pubblicò più niente. Pubblicò soltanto un'opera, da lui licenziata direttamente, nel 1929, che è Logica formale e trascendentale. Perché ho citato questo episodio? Perché è il secondo motivo della complessità della ricezione del pensiero di Husserl in Europa. Perché in realtà quest'opera, Logica formale e trascendentale, fu pubblicata contro Heidegger. Contro Heidegger, che era il suo più caro allievo, con cui però, a seguito della pubblicazione da parte di Heidegger nel 1928 di Essere e Tempo di Simon Zeit, Husserl ruppe i rapporti, ruppe i contatti per una differenziazione di carattere teoretico su cui poi eventualmente si potrà tornare. Per cui spesse volte Husserl è stato visto e considerato esclusivamente come il maestro di Heidegger e, diciamo così, si sono prese, tra virgolette, per buone alcune critiche che Heidegger, gli interpreti di Heidegger o filosofi originariamente allievi di Husserl, anche curatori delle sue opere, ma poi avvicinatisi ad Heidegger, hanno rivolto al pensiero di Husserl. Sappiamo che l'accusa, le due accuse principali che vengono rivolte a Husserl sono accuse pesanti all'interno di un contesto filosofico, ed è l'accusa di neocantismo, cioè di essere null'altro che un interprete di Kant, quindi vicino a quegli studiosi come Cohen, come Nathorp, come Cassirer, comunque legati all'interpretazione del pensiero di Kant, oppure, appunto, peggio ancora, Husserl è stato immesso nell'ambigua tradizione dei filosofi idealisti, per cui la seconda accusa che veniva rivolta era quello di essere un idealista, proprio per il richiamo che effettivamente in Husserl c'è al problema dell'io e alla funzione costitutiva che l'io ha all'interno della filosofia. Ecco, credo che a distanza ormai di quasi 100 anni, di 80 anni da queste polemiche, tutti questi discorsi, che hanno un'importanza indubbia per gli storici della filosofia, siano esclusivamente da rigettare, appartengano al passato e come tali vadano considerati. Purtroppo Husserl è stato preso dentro queste polemiche e queste polemiche hanno rovinato il carattere forte, il carattere fondativo del suo pensiero. Un pensiero che è inutile non dire queste cose, un pensiero difficile, un pensiero scritto, Husserl non scrive una bella lingua, non scrive un bel tedesco, è un pensiero difficile da digerire, ha degli elementi indubitabilmente di ripetitività e di noia, ma rimane, ritengo, uno dei pensieri che costituiscono l'ossatura centrale della tradizione filosofica del Novecento. E vorrei proprio sottolineare questo: Husserl vuole riprendere una tradizione di filosofia, una accezione di filosofia che non sempre nel Novecento ha avuto successo, proprio per le commistioni che la filosofia ha avuto con altre scienze umane, con la sociologia, con la semiotica, con la linguistica, con l'antropologia. Ecco, Husserl invece intende proseguire in modo proprio sistematico e problematico la tradizione greca della filosofia. Husserl vuole riprendere quello che a suo parere è il principio originario della filosofia, e a suo parere il principio originario della filosofia è la distinzione tra doxa, cioè tra l'opinione, e l'episteme e la scienza. Lo scopo della filosofia e della fenomenologia come attualizzazione contemporanea di un discorso originario della filosofia è quella di porsi come epistemologia. Per dirla con le parole di Husserl in un libro del 1911, la filosofia, la fenomenologia è strenge Wissenschaft, cioè è scienza rigorosa. Quindi contro la doxa, contro l'opinione, bisogna portare in prima istanza, bisogna portare in primo piano il significato della filosofia
tentativo di cogliere il significato scientifico del filosofare. Quindi, diciamo così, in primo luogo, credo che Husserl, al di là dei suoi contenuti specifici di pensiero, cui entreremo, vada anche oggi giocato proprio contro gli eccessi di commistione che la filosofia ha nei confronti delle altre scienze umane, come un assoluto esempio di rigore di carattere filosofico, come un filosofo che non ha cedimenti di carattere irrazionalistico. Husserl ritiene che la filosofia debba essere essenzialmente un discorso sulla ragione, sulla possibilità e i limiti della ragione. Husserl continua a considerare una brutta parola la parola irrazionalismo e ritiene che la filosofia debba discutere intorno a questa idea essenziale della tradizione filosofica, che è appunto il logos, che è appunto l'idea di ragione. Quindi credo che il primo valore della fenomenologia sia quello di far presente che può sussistere, pur nella complessità delle stratificazioni della filosofia del Novecento, un'idea che ancora rivendica i diritti fondativi della ragione all'interno del pensiero e ritiene che la filosofia debba avere una funzione di rapporto, di relazione con l'universo epistemologico, con l'universo delle scienze. Quindi diciamo che Husserl ha ancora oggi, prima ancora dei contenuti, una funzione di carattere, se volete, politico nei confronti di certe accezioni della filosofia. Quello di Husserl è un vero e proprio progetto di carattere epistemologico, un progetto che si sviluppa secondo delle precise direttrici. In primo luogo, Husserl, fin proprio da questo libro del 1907, L'idea della fenomenologia, ritiene che il discorso fenomenologico debba muoversi su due assi ben precisi e determinati. Il primo asse è un asse di carattere metodologico. In primo luogo, la fenomenologia è essenzialmente metodo, è un metodo. Lo dice con estrema chiarezza, è il metodo a cui devono indirizzarsi le varie scienze, quindi è un metodo che deve determinare la via corretta del filosofare, un metodo che vuole essere essenzialmente un metodo di chiarificazione concettuale. Husserl vuole prendere dei problemi, in primo luogo dei problemi connessi alla filosofia dell'esperienza, e vuole operare il tentativo di chiarificare come questi problemi si pongono, come sono articolati, vuole cioè svolgere una indagine descrittiva dei problemi essenziali della tradizione filosofica. Quindi, in primo luogo, è una volontà da parte di Husserl di chiarificare i concetti fondativi, in particolare legati alla teoria dell'esperienza, e tentare di svolgerli nei loro principali contenuti di senso. Questo è ciò che Husserl svolge nei primi anni della sua vita ed è, diciamo così, l'esigenza metodologica della fenomenologia, è quella che non crea problemi a nessuno dei suoi interpreti. Dire che la filosofia deve essere rigore, dire che la filosofia deve mettere tra parentesi alcuni elementi che disturbano i suoi ragionamenti è qualcosa che sicuramente non può avere opposizione. Ma Husserl insiste anche nel dire, nell'osservare, che la fenomenologia non è solo metodo. Quindi, pur avendo bisogno di un metodo, pur avendo la necessità di determinare i propri orizzonti metodologicamente, la filosofia vuole anche essere una dimensione di fondazione del senso, cioè vuole essere una filosofia della conoscenza, del conoscere, dei modi della conoscenza, per arrivare, termine che in filosofia non si usa quasi più, ma che è delle sue origini greche, alla determinazione del senso veritativo della filosofia stessa. La filosofia è un discorso sul fondamento, la filosofia è un discorso sulla verità. La filosofia non è chiacchiera, non è indagine psicologica, non è indagine di carattere antropologico. La filosofia, la fenomenologia, ha una forte istanza di carattere fondativo.
Proprio in questo libro Husserl dice con estrema chiarezza che la fenomenologia vuole esaminare i problemi della conoscenza. Credo che allora a questo punto possiamo articolare su quali punti questo progetto che Husserl pone fin dalle sue prime opere, su quali punti in particolare si concentra. Direi che va in primo luogo affrontato ancora una volta un duplice problema. Il primo problema è di cogliere quali sono le radici storiche di Husserl, cioè da chi esce il discorso fenomenologico. Questo è un tema su cui i fenomenologi si sono, ahi noi, confrontati e scontrati per decine e decine d'anni, perché Husserl, come tipico filosofo tedesco del nostro tempo, tendenzialmente non cita quasi mai le sue fonti. Husserl preferisce sempre tenere a distanza, e quando nelle sue prime opere li cita autori tedeschi contemporanei scarsamente noti nella nostra contemporaneità. Però Husserl ha una sua storia. In primo luogo non viene dalla filosofia, Husserl è d'origine un matematico, e questo ci fa anche capire l'amore che ha per la dimensione epistemologica. È allievo di Weierstrass, cioè un matematico tedesco, e le sue prime opere, le sue primissime opere, sono proprio dedicate ai fondamenti dell'aritmetica. È attento ugualmente alle dimensioni logiche del pensiero, e pur avendo dei contrasti di vario origine e natura, è sicuramente legato al pensiero di uno dei più grandi, nel bene e nel male, è legato al pensiero di Frege, cioè di uno dei più grandi logici del nostro tempo. Sicuramente assume da Frege l'esigenza del carattere fondativo del pensiero, del carattere fondativo della filosofia. Quindi ha una formazione scientifica, anzi matematico-aritmetica, e il suo primo approccio alla filosofia avviene attraverso uno psicologo, quindi avviene attraverso una tradizione presente nella filosofia tedesca di fine Ottocento, una tradizione di quella che si usa chiamare una psicologia empirica, cioè una psicologia legata alle tradizioni dell'empirismo. Infatti il suo vero maestro, quello che considera il suo vero unico maestro, a cui rimane legato anche dopo il distacco teoretico, è Franz Brentano, cioè uno psicologo viennese del fine Ottocento, primi del Novecento tedesco, a cui rimane metodologicamente legato per tutta quanta l'esistenza. Tuttavia, i veri, diciamo così, i veri maestri, le vere tradizioni filosofiche a cui Husserl appare legato, al di là di quelle della sua contemporaneità, credo che possano essere riperite nella tradizione classica della filosofia moderna. Husserl non ha molti, conosce poco l'inglese, conosce niente il francese, quindi ha scarse conoscenze della filosofia a lui contemporanea. Diciamo che le conoscenze che ha della filosofia a lui contemporanea gli derivano dai suoi allievi, come Wittgenstein, come Ludwig Landgrebe, come Roman Ingarden, come lo stesso Heidegger, che hanno maggiori rapporti con l'habitat della filosofia del Novecento, ma tendenzialmente è un filosofo isolato. Per esempio non si hanno idee, non si hanno nozioni di rapporti con la scuola di Francoforte, e Adorno che lo legge e lo critica, ma Husserl sembra completamente ignorare la scuola di Francoforte, ignora il personismo, ne ha un sospetto vago, conosce meglio la tradizione psicologica, per cui conosce William James e quindi conosce un po' meglio la tradizione psicologica anglosassone, ma questo attraverso i suoi studi brentaniani. Invece sicuramente ha una conoscenza molto approfondita di almeno quattro filosofi della tradizione moderna. Sicuramente credo che non lo si ripeta mai abbastanza, il filosofo che maggiormente ama e dal quale non cessa di avvicinarsi di nuovo in tutta la sua vita è sicuramente David Hume. Cioè le radici di Husserl sono in Hume, sono nella tradizione dell'empirismo inglese. Lo ripeto sempre anche ai miei studenti: non bisogna prendere troppo, diciamo così,
susseguono alcune parole di Husserl, perché si ispira a Hume, ma anche delle critiche furibonde sono riservate al pensiero di Hume. Ritiene Hume quello che è, uno scettico, ritiene che lo scetticismo humeano conduca alla bancarotta della conoscenza oggettiva, alla bancarotta di qualsiasi conoscenza, ma riconosce a Hume un merito essenziale. Il merito essenziale di Hume è quello di analizzare la conoscenza nei suoi processi operativi, cioè Hume descrive le operazioni attraverso le quali noi conosciamo, e questo allora è il primo elemento essenziale del discorso fenomenologico. La conoscenza non è qualcosa di astratto, non è qualcosa di sostanzialistico, non ha una radice metafisica. La conoscenza è descrizione delle operazioni attraverso le quali la nostra conoscenza stessa si compie. Quindi proprio riconosce Hume di avere descritto le operazioni attraverso le quali noi conosciamo il nostro mondo circostante, e le operazioni attraverso le quali noi conosciamo il nostro mondo circostante sono le operazioni della percezione, del ricordo, dell'immaginazione. Quindi Hume è importante perché mostra questa profonda tradizione. La filosofia è una filosofia dell'esperienza analizzata nelle sue fondamentali strutture di senso. Quindi Hume ritengo che sia il primo caposaldo del discorso husserliano. Il secondo è ovviamente il discorso kantiano, cioè Kant è essenziale. Perché Kant è essenziale? Kant è essenziale perché tenta di ovviare allo scetticismo di Hume, come introducendo quello che per Husserl è il motivo portante della filosofia moderna, cioè il motivo trascendentale. Non basta studiare le operazioni della nostra conoscenza empirica, si tratta di reperire le condizioni di possibilità della nostra conoscenza. Il trascendentale è questo, il tentativo di cogliere quelle che sono le condizioni di possibilità della nostra conoscenza. Il terzo autore essenziale del panorama ideale di Husserl è, pur in una posizione che ritengo minoritaria rispetto ai due autori precedentemente citati, è il discorso di Cartesio. Quindi che funzione ha in questo processo l'io penso, che funzione ha il cogito all'interno, cioè quell'atto essenziale della filosofia moderna, quell'atto che dice appunto io penso e la mia esistenza deriva da questo atto di pensiero, da questo atto di spontaneità del soggetto. Questi tre autori, a cui bisogna aggiungere, pur in una posizione diversa, il discorso di John Locke, visto, ed è un errore dal punto di vista della storia della filosofia, visto a mio parere da Husserl un po' troppo vicino al discorso di Hume, mentre in realtà i due autori non sono affatto tra loro avvicinabili, ma è chiaro che questi quattro autori costituiscono quell'asse fondante all'interno dei quali il discorso fenomenologico si pone. Husserl dice anche che sono questi autori che hanno delineato quel motivo trascendentale che corre attraverso la filosofia moderna e contemporanea. Perché ho citato questi quattro autori? Ho citato questi quattro autori non per inserire davvero Husserl all'interno di questa tradizione, ma per un motivo polemico, essenzialmente per indicare dove Husserl non va inserito. Cioè Husserl non va inserito in tutte quelle tradizioni di pensiero dove questa tradizione trascendentale, operativa, che vede la filosofia come analisi dei processi della conoscenza, ecco, dove la filosofia non è vista come analisi dei processi della conoscenza, Husserl non va inserito. In questo ritengo che molti autori della tradizione fenomenologica posteriore a Husserl non abbiano colto che questo è il motivo ispiratore della fenomenologia, questo cogliere proprio il pensiero come analisi dei processi di carattere conoscitivo. Quali sono allora i punti intorno ai quali bisogna muoversi per capire il senso della fenomenologia? Probabilmente bisogna eliminare alcuni
elementi sicuramente superati e bisogna, come dicevo poco fa, cogliere in prima istanza quello che è l'ispirazione metodologica del pensiero husserliano. In primo luogo, la fenomenologia è metodo. Il metodo di Husserl ha un nome che è stato molto discusso, molto criticato, proprio perché proviene da una determinata tradizione, che è una tradizione cartesiana. Il metodo di Husserl si chiama epoché, o sospensione del giudizio, o messa tra parentesi dell'atteggiamento naturale. È un termine scettico, quindi già di per sé ambiguo, un termine che viene molto utilizzato all'interno della tradizione cartesiana. Cartesio giunge all'ego cogito, all'io penso, proprio a partire da questa epoché. In Husserl in realtà l'epoché ha un significato molto più semplice. L'epoché o sospensione del giudizio o, come preferisco chiamarla, messa tra parentesi dell'atteggiamento naturale. Cosa vuol dire questa espressione? Che in realtà è per Husserl l'operazione preliminare ad ogni discorso di carattere epistemologico. Significa che noi abbiamo un rapporto quotidiano col mondo, il mondo è qui, è per me, è alla mano, dice Husserl. Io ho continui contatti con il mio mondo circostante, contatti con l'esperienza, e ritengo che questi contatti con l'esperienza abbiano una dimensione di verità per me. Ebbene, Husserl dice che questo atteggiamento naturale, che è un atteggiamento vero, che è un atteggiamento valido, che è l'atteggiamento con cui noi viviamo nel mondo, è l'atteggiamento con cui noi cogliamo quello che è il presupposto della fenomenologia. Il mondo ha un senso, il mondo è pieno di senso, e noi questo senso del mondo lo cogliamo immediatamente con i nostri stessi sensi, con la nostra stessa esperienza. Soltanto che questo atteggiamento naturale, che poi è l'antico senso comune di cui parlavano i filosofi del Settecento, questo atteggiamento con cui noi cogliamo la verità della qualità del mondo nella sua immediatezza, non può giustificare la sua validità. Quindi, perché noi si possa giustificare il senso veritativo dell'atteggiamento naturale, dell'atteggiamento con cui noi abbiamo rapporti con il mondo, noi dobbiamo mettere tra parentesi questo atteggiamento naturale, dobbiamo appunto compiere un'epoché, che non significa annullamento del mondo, che non significa annullamento dell'esperienza immediata che noi abbiamo nel mondo, al contrario, significa volerne dimostrare la verità attraverso un atteggiamento che non può essere quello dell'atteggiamento naturale. Quindi la messa tra parentesi dell'atteggiamento naturale dischiude un territorio, che è il territorio che Husserl chiama di un atteggiamento teoretico, di un atteggiamento di carattere epistemologico. Tradotto nei termini meno husserliani e più classici, vi è una verità nell'opinione che noi abbiamo nel mondo, delle qualità del mondo, ma perché possa instaurarsi un atteggiamento di carattere scientifico, epistemologico, noi dobbiamo mettere tra parentesi la doxa, mettere tra parentesi l'opinione, per assumere un atteggiamento di carattere epistemologico, cioè un atteggiamento di carattere scientifico, quello che Husserl, in modo molto ridondante, continua a chiamare un atteggiamento di carattere teoretico. L'epoché è stata spesse volte enfatizzata dai critici di Husserl, credo che invece valga come un presupposto di carattere metodologico fondamentale, che peraltro noi quotidianamente esercitiamo quando noi guardiamo un determinato oggetto perché dobbiamo utilizzarlo. Naturalmente abbiamo un atteggiamento differente da quando dobbiamo studiarlo. Husserl dice che nel nostro modo di rivolgersi al mondo circostante esistono dei differenti atteggiamenti, e che è qualcosa di, come dire, assolutamente ovvio e banale. Un orologiaio, nel momento in cui prende in mano questo orologio, avrà un atteggiamento diverso da quello che lo indossa tutti i santi giorni, anche se è il medesimo orologio. Quindi Husserl ci sta semplicemente dicendo che nel momento in cui noi vogliamo cogliere il senso delle cose, il senso del mondo, dobbiamo guardare, osservare l'atteggiamento nei confronti del mondo con cui noi ci poniamo. Quindi dobbiamo stare attenti a quale atteggiamento assumiamo nei confronti del mondo. L'epoché quindi dischiude un territorio scientifico, ci apre un territorio di riflessione, apre il terreno dell'esperienza.
è apertura verso il senso del mondo. Se non abbiamo questo atteggiamento di carattere preliminare, non possiamo cogliere il mondo nella sua nella densità del suo senso. Husserl ritiene, ed è il secondo punto essenziale nel momento in cui entra nel cuore dell'argomento, che la fenomenologia allora, una volta che ha esercitato l'epoché, cioè una volta che ha messo tra parentesi un atteggiamento naturale, debba essere, cito memoria, una scienza di essenze, cioè deve essere una descrizione dei nostri modi di rapportarsi all'esperienza. Il mondo è fatto così e non altrimenti. La fenomenologia è descrizione dei modi con cui noi ci rivolgiamo al senso dell'esperienza. Quindi la fenomenologia vuole essere descrizione delle operazioni con cui a noi si rivela il senso intrinseco alle cose stesse. Husserl, in polemica nei confronti della tradizione kantiana da cui pure proviene, dice con chiarezza che quando noi guardiamo il mondo con un atteggiamento di carattere conoscitivo, nel momento in cui noi vediamo il mondo che si dischiude ai nostri occhi in una serie di fenomeni, noi in questi fenomeni dobbiamo cogliere il senso delle cose stesse. Quindi in prima istanza la fenomenologia è descrizione delle operazioni di esperienza attraverso le quali noi cogliamo il senso intrinseco alle cose. Quindi dobbiamo descrivere come noi guardiamo l'offrirsi delle cose a noi. Quindi vi è, perché questo è il cuore del senso fenomenologico, noi dobbiamo istituire una correlazione tra ciò che le cose sono, nelle loro qualità, nei loro strati di senso, nelle loro variazioni, perché naturalmente quando noi guardiamo un oggetto, ed è l'esempio classico della fenomenologia, da quella parte loro vedono dei determinati aspetti, io ne vedo altri, allora dobbiamo girare intorno all'oggetto, dobbiamo coglierlo in tutta la sua varietà, e nel momento in cui noi vediamo degli elementi operiamo delle proiezioni, lo completiamo con l'immaginazione, lo completiamo con il ricordo, per cui la descrizione fenomenologica è descrizione di tutti questi modi con cui noi ci avviciniamo attraverso la nostra esperienza alle cose. Lo cogliamo nei suoi strati, lo cogliamo nelle sue differenze qualitative, attraverso i nostri atti che si avvicinano all'oggetto, noi cogliamo le qualità intrinseche all'oggetto medesimo. Quindi, allora, questa operazione in cui i nostri atti disvelano delle qualità intrinseche alle cose, questo rapporto descrittivo che noi abbiamo col mondo, e sottolineo, questo rapporto descrittivo, non un rapporto di carattere prescrittivo, non un rapporto in cui noi creiamo il mondo, in cui noi constatiamo con i nostri atti ciò che il mondo è, in tutte le sue qualità, e noi il mondo lo interroghiamo sempre di nuovo. Non cessiamo mai di interrogare il mondo. Il mondo è un orizzonte veritativo che si apre, è una serie di strati che si dischiudono al nostro sguardo, è una volontà di vederlo sempre di nuovo. Enzo Paci, che tanto a lungo parlò in queste sale, diceva sempre che c'è una piccola frase che Husserl continua a ripetere, che raccoglie in sé il senso della fenomenologia. Questa frase è immer wieder, sempre di nuovo. Ecco, la fenomenologia è un modo per interrogare sempre di nuovo il senso della nostra esperienza, cioè dei nostri atti, e attraverso i nostri atti il senso del mondo, il senso delle cose che appaiono, dai suoi strati più normali, dai suoi strati causali, dalle operazioni del percepire, dalle operazioni del ricordare, dalle operazioni dell'immaginare, fino a quelle del desiderare, del volere, dell'operare, della storia. Quindi noi dobbiamo interrogare il mondo in tutti i sensi con cui noi del mondo abbiamo esperienza. Anche questa parola che la tradizione filosofica continua ad utilizzare in varie ed infinite connessioni, Husserl ne dà una bellissima definizione. L'esperienza è semplicemente un'apertura nei confronti del mondo. L'esperienza è il segno che noi abbiamo di un mondo che si apre al nostro sguardo, di un orizzonte, e noi sappiamo di un orizzonte, possiamo tematizzare alcuni aspetti, dimenticarne altri. Ecco, noi dobbiamo cogliere
questo orizzonte in tutta la sua varietà. Appunto, dobbiamo cogliere l'essenza delle cose, l'essenza delle nostre operazioni, senza dimenticare che il mondo si presenta nella sua varietà, nella sua stratificazione di senso. Ecco, questa termine non è mio, questa meravigliosa correlazione tra ciò che le cose sono nell'infinità dei loro strati di senso e le nostre operazioni che tentano di chiarificare questi percorsi e di descrivere ciò che le cose sono, è quello che Husserl chiama il titolo generale della fenomenologia, cioè il modo con cui la fenomenologia si definisce. E questo nome è una parola, ahimè, troppo spesso dimenticata da molti interpreti di Husserl, ed è la parola intenzionalità. È un termine sbagliato, nel senso che, ahimè, ricorda origini medievali, ricorda Brentano, ricorda elementi volontaristici. Ebbene, in Husserl non ci sono origini medievali se non alla lontana, anche se il termine è medievale. Di Brentano è rimasto soltanto il nome e non c'è alcun elemento di carattere volontaristico. Intenzionalità vuol dire semplicemente che la conoscenza deriva da una correlazione tra i miei atti, tra i miei vissuti che si rivolgono alle cose e le cose come si presentano al mio sguardo, al mio orizzonte. Quindi credo che un elemento che non vada mai dimenticato della fenomenologia oggi è che la fenomenologia è una interrogazione della realtà del mondo, una però interrogazione che, per spiegarne meglio il senso e il significato, va specificata con questo strano aggettivo. Questo strano aggettivo è intenzionale. Perché va specificato questo strano aggettivo per cui la fenomenologia è in primo luogo intenzionalità? Perché, ed è l'ultimo elemento tecnico, poi passo alla parte più conclusiva, leggermente più divertente della fenomenologia, perché più attuale, più vicina a quelli che sono i problemi della filosofia della contemporaneità. Se la fenomenologia è intenzionalità, cioè correlazione tra atti soggettivi, tra atti che derivano dal soggetto, che si dirigono verso il mondo, e un mondo che ha il suo proprio senso, è chiaro che la fenomenologia, e anche gli interpreti si sono divisi in queste due direzioni, può rivolgersi allo studio degli atti soggettivi oppure allo studio delle cose stesse, cioè dei terreni dell'esperienza. E qui c'è un pericolo che non possiamo non negare all'interno della fenomenologia e che oggettivamente è la dicotomia con cui la fenomenologia si presenta nella contemporaneità. Da un lato va verso uno studio che corre il pericolo dell'idealismo addirittura, Husserl stesso lo dice, della psicologia trascendentale, cioè quindi uno studio dell'io e delle operazioni con cui l'io conosce; dall'altro invece è evidentemente un pericolo di un filosofo milanese che ha segnato a lungo qui, Giovanni Piana, chiamava lo strutturalismo fenomenologico, ovvero sia di guardare le strutture delle cose mondane, le strutture del mondo, dimenticando al tempo stesso gli atti soggettivi. Il primo elemento è quello che porta Husserl a ritenere, primo elemento che io ritengo, lo dico, così dico la mia opinione in modo chiaro, ritengo meno importante e sicuramente più pericoloso del discorso husserliano, è l'elemento che porta ad un eccesso di presenza dell'io nella sua filosofia. Effettivamente Husserl studia molto a lungo le operazioni dell'io perso, e studiando le operazioni soggettive non fa cadere il suo pensiero in numerosi equivoci. Ma, e arrivo allora al secondo punto, Husserl ritiene al tempo stesso che le operazioni dell'io possono essere disgiunte dall'esperienza delle cose esclusivamente a livello teoretico generale, cioè in realtà il processo conoscitivo non è disgiungibile, il processo conoscitivo è uno solo e vede le operazioni del soggetto e la realtà di senso del mondo come assolutamente inseparabili. Husserl lo ripete fino alla noia, anche se non tutti gli interpreti l'hanno compreso, ma la correlazione intenzionale è assolutamente inscindibile. Gli elementi
sono inscindibili se non a livello analitico. Il secondo punto, allora, è il punto, a mio parere, più interessante del discorso husserliano, il punto più interessante della teoria husserliana della Costituzione, appunto, è quello che fa diventare la fenomenologia un discorso sul senso delle cose stesse. Ecco, Husserl ritiene che il compito di un discorso fenomenologico sia quello di analizzare i vari modi con cui la nostra esperienza si applica alle varie regioni di senso del nostro mondo circostante. Cioè la fenomenologia diventa costituzione. Costituzione non significa creazione del mondo, ma proprio il tentativo di disvelare come i vari orizzonti di senso del mondo si presentano di fronte a noi. In questo, ho promesso l'ultimo elemento di carattere tecnico, Husserl rovescia il discorso kantiano. Rovescia in modo radicale il discorso di Kant. La sintesi non è una sintesi formale, la sintesi avviene nelle cose stesse. Quindi il compito del filosofo è quello di descrivere quelle che con termine tecnico Husserl chiama le sintesi passive. Tradotto, le cose sono così, non possono essere altrimenti. Io non posso farci niente se questo oggetto è fatto così e non altrimenti. Il mondo è fatto così, non è fatto in altro modo. Allora, il senso delle cose non è in un soggetto che attribuisce questo senso con un atto di spontaneità soggettiva, come era in Kant. Il senso delle cose è nelle cose stesse, così come noi le disvegliamo nelle nostre operazioni costitutive. Quindi si tratta ancora una volta di cogliere come questi strati di senso del mondo si danno al nostro sguardo, si danno alle nostre operazioni di carattere descrittivo. Quindi, al tempo stesso, il discorso husserliano vuole essere un discorso genetico, per cui la conoscenza non è qualcosa di statico, è qualcosa che si fa girando intorno alle cose, guardandole da vari molteplici punti di vista, da punti di vista contemporanei che si stratificano l'uno sull'altro. Ma al tempo stesso queste operazioni non fanno altro che constatare un senso, cioè degli elementi qualitativi che sono nelle cose stesse. Allora andiamo verso la conclusione. La conclusione è una conclusione assolutamente duplice. Quindi Husserl da un lato ritiene, ho qui una citazione tratta dal volume di Idee, che la fenomenologia sia in primo luogo, cito letteralmente, un puro guardare, cioè un guardare che dopo la riduzione fenomenologica, dopo l'epopee, coglie il mondo come datità, cioè coglie il mondo, per usare le sue parole, come assoluta datità diretta. Quindi la fenomenologia è in primo luogo, e su questo non c'è il minimo dubbio che sia così, è in primo luogo una operazione di carattere, compie delle operazioni di carattere descrittivo. Analizza che cosa? Analizza proprio i vari modi con cui l'esperienza ci si offre. Quindi da un lato Husserl ritiene proprio che dobbiamo unire all'interno di un discorso filosofico il senso passivo delle cose con la genesi attiva che deriva dalle mie operazioni conoscitive. Quindi la filosofia è proprio un incontro tra la dimensione spontanea e attiva di un soggetto che guarda il mondo e un mondo che si offre al soggetto. Vi è, direi quasi, un rapporto di continuo scambio, di continuo dialogo tra queste due dimensioni, molto ben esplicato da un interprete di Husserl molto noto, Maurice Merleau-Ponty, che parlando di Cézanne e ricordando proprio queste parole di Husserl ci dice che la fenomenologia è questo rapporto che Cézanne aveva con la montagna Saint-Victoire, per cui non siamo soltanto noi che interroghiamo la montagna e ne guardiamo i vari strati di senso, i vari strati materiali, le forme, i colori, ma è anche la montagna che interroga noi.
vi è proprio questo rapporto di continuo scambio tra noi e il mondo, che Merleau-Ponty, come è noto, porta all'interno di un discorso ontologico e che invece Husserl mantiene su un piano di carattere descrittivo. E insistendo nella bella metafora di Merleau-Ponty, che spiega bene il processo descrittivo della fenomenologia, la fenomenologia è proprio tutto quel senso di sguardo che Cézanne mette nella Montagne Saint-Étoile. Cézanne ha dipinto più di 120 Montagne Saint-Étoile in pochi anni, quindi sempre lo stesso soggetto, sempre la stessa forma, e continuava a vedere in questo soggetto, sempre uguale a se stesso, che era lì di fronte, sempre dei colori nuovi, sempre delle forme nuove, sempre delle strati qualitativi nuovi. Per cui dava proprio il senso dell'interrogazione fenomenologica. Perché? Perché la montagna si presentava, a seconda delle circostanze della pressione, in modo diverso. Quindi si tratta di cogliere come nella variazione con cui l'oggetto si presenta, con cui la montagna si presenta, con cui le cose si danno, quindi nella variazione dell'apparire della montagna, nella variazione dei nostri atti di apprensione, in realtà la montagna sia una sola. Per cui in realtà Husserl vuole cogliere l'essenza delle cose, ma è consapevole che l'essenza delle cose deriva da una serie di operazioni che vedono le cose nella loro varietà. Husserl chiama questo processo, che è il processo essenziale della descrizione, con il termine tecnico di variazione eidetica. Appunto, l'eidos è uno solo, l'essenza è una sola, ma l'essenza si dà in un processo di continua variazione dei processi della pressione. Dunque, la prima conclusione è indubitabilmente questa. La prima conclusione è che Husserl ancora oggi ci insegna una filosofia che non è puro volo teoretico, puro volo astratto, dimensione distante dalla realtà dell'esperienza. La fenomenologia ci insegna a guardare meglio il senso delle cose, ci insegna a guardare meglio il senso delle cose considerate non come meri dati di fatto, ma considerati appunto in quegli elementi che nella variazione, nelle circostanze variate della pressione, ci permettono di cogliere il senso profondo delle cose stesse. La fenomenologia, dice Husserl anche in questo libro, ma lo ripete in tutte le sue opere, è scienza di essenze e non di dati di fatto. Per cui non si limita alle contingenze, vuole cogliere l'esperienza nel suo senso profondo, nel suo senso di carattere fondativo. Quindi da un lato quella di Husserl è una filosofia che insegna da un lato a guardare e a vedere meglio, dall'altro a cogliere, proprio perché vuole guardare e vedere meglio, come l'esperienza sia un senso che si offre sempre di nuovo ai nostri occhi, al nostro sguardo. Vi è però un altro elemento che volevo sottolineare, che è un elemento di carattere profondamente etico della fenomenologia. La fenomenologia ha un suo ethos, anche se Husserl scrive poco di etica, scrive qualche lezione bruttina per la verità, ma la fenomenologia è un atteggiamento di carattere etico. Da un lato, allora, e lo sottolineo, l'attualità della fenomenologia oggi è nell'essere una rigorosa filosofia della conoscenza che ci impedisce di volare troppo alto nei cieli dell'irrazionalismo e del misticismo filosofico. Dall'altro, ahimè, molto comuni all'interno della filosofia contemporanea. Dall'altro però vi è un elemento che ci fa capire quale può essere il senso della filosofia oggi. Husserl, devo dire, che fino agli anni 20, fino ai tardi anni 20, non si occupa in particolare di questo sfondo etico della sua filosofia, che viene alla luce in due opere che lui pubblica in vita, che vengono curate dai suoi allievi, che sono due opere che costituiscono forse oggi il modo migliore per avvicinarsi alla fenomenologia di Husserl e ci fanno capire il perché profondo, al di là degli elementi teoretici intrinseci, della sua attualità. Queste due opere sono Le meditazioni cartesiane
che Husserl legge a Parigi negli anni 30, in una delle sue ultime uscite dalla Germania, in virtù del nazismo. Husserl era di origine ebraica e di conseguenza ebbe ad uscire dalla Germania, per la verità ebbe anche difficoltà ad entrare nella biblioteca della sua università, mentre il suo ex allievo Heidegger, che nel 1927 dedicò al mio amato maestro Edmund Husserl Essere e Tempo, era rettore, e se Husserl poteva uscire dalla Germania e continuare ad accedere alla biblioteca della sua università, fu essenzialmente in quanto pressioni internazionali se ne dica costrinsero le autorità tedesche a fare marcia indietro. Ma lo so che anche su questo vi è un'ampia polemica. È indubitabile che se ne dica che Heidegger si comportò nei confronti del maestro Husserl in un modo che è definibile soltanto come vergognoso. Al di là dell'adesione o meno al nazismo di Martin Heidegger, che non è un problema oggetto di questa sera, e se vi dico la mia opinione, Heidegger molto semplicemente ha fatto una scommessa sbagliata. Cioè ha aderito alla prima fase del nazismo, poi naturalmente essendo una persona di estrema intelligenza e di estrema cultura ha capito che la scommessa era persa e allora ha fatto un bel passo indietro. Ma sostanzialmente alcune parole scritte sullo spirito del mondo ricordano molto le parole che Hegel scrisse quando Napoleone passò sotto le sue finestre. A Hegel, che pure era un grande, come Heidegger peraltro, scrisse: ho visto lo spirito del mondo passare sotto le mie finestre. E qui, quando nel 1934 si parla del popolo che si concretizza in un uomo, parole scritte, mi è un po' difficile pensare che questo popolo e questo uomo non fossero il popolo tedesco, e il popolo che si riconosce nel suo Führer, naturalmente il suo capo, mi sembra un po' difficile che il Führer non fosse proprio quello lì. Cioè ho sempre qualche difficoltà quando mi si parla di queste cose a dire: ma se è un Führer è quello lì, c'era un Führer. E quindi non, certo Führer vuol dire niente, una parola, però vuol dire quell'uomo lì, quel signore coi baffi. Quindi di conseguenza Husserl, nel momento in cui scopre la dimensione diciamo così politica, nel senso nobile del termine a cui meno siamo più abituati, della filosofia, immediatamente si pone un problema reale, cioè si pone il problema di qual è il senso del fare filosofia oggi, e dà una risposta nelle Meditazioni cartesiane, ma soprattutto nella sua ultima grande opera, che deriva dalle due conferenze tenute a Vienna e a Praga, ultima volta che poté uscire dalla Germania, che poi è il nucleo originario di quella sua straordinaria ultima opera, che ha come titolo La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale. Ecco, in questa sua straordinaria opera, peraltro pubblicata postuma, perché la prima parte viene pubblicata soltanto nel 1936, ecco, Husserl ritiene che il pensiero europeo, cioè il pensiero in cui noi ci riconosciamo, sia attraversato da quello che lui chiama l'obiettivismo. Difficile capire che cosa non banale sia nel dire che la filosofia europea è attraversata dall'obiettivismo. Difficile anche capire che cosa si intenda con filosofia. Allora, vediamo che cosa intendeva l'ultimo Husserl con filosofia. Con filosofia intendeva con chiarezza l'umanità europea che riflette su se stessa. Quindi la filosofia non è nulla di astratto, è un tentativo dove vi sono anche radici nuove che non vi sono prima in Husserl. Vi è sicuramente radici tratte dalla missione del dotto di Fichte, quindi da una tradizione nobile della cultura idealistica tedesca. Vi è proprio l'idea che filosofia significa riflessione su, mi scuso per il linguaggio colloquiale, dove è andata a finire la ragione oggi. Oggi che vi è oggi nell'oggi di Husserl, forse anche nell'oggi attuale, che sembrano che il mondo sembra travolto dai miti spuri della razza, della guerra, della violenza,
ecco, dov'è finita la ragione? Quindi in prima istanza filosofia è proprio, e scrive una bellissima definizione di ragione, ragione significa interrogarsi su di sé, cioè interrogarsi sulla ragione significa interrogarsi sul destino dell'umanità. Quindi proprio su questa parola Husserl lo dice, apparentemente astratta, che è la parola umanità, in realtà l'umanità siamo noi, l'umanità sono le nostre operazioni di conoscenza, il nostro tentativo di cogliere il senso delle cose. Umanità non è una parola kantianamente astratta e formale, come diceva Herder contro Kant. Umanità è qualcosa che in realtà si identifica con la nostra stessa interrogazione. Se la filosofia è interrogazione, noi oggi, che la ragione sembra morta, dobbiamo interrogarci sul senso della ragione, perché la non ragione non trionfi. La non ragione è appunto ciò che fa perdere il senso della, Husserl lo dice in senso molto enfatico, della destinazione accontica dell'umanità, cioè una destinazione in cui l'umanità nella ricerca e attraverso la ricerca ha una chiara istanza di carattere etico. La ricerca è tentativo di sapere perché stiamo al mondo, ma non nei modi confusi di un'analisi dell'esserci, nei modi invece di cogliere il destino della nostra ricerca. E questo ci porta alla seconda domanda. Se noi ci interroghiamo sul destino dell'umanità europea, sul destino dell'interrogarsi sul senso delle nostre cose, dobbiamo anche interrogarci su quello che è il, per Husserl, il più puro frutto della ragione, ciò che caratterizza l'Europa rispetto al resto del mondo, ed è l'idea di scienza. Quindi interrogarsi sull'idea di scienza, interrogarsi sull'idea di episteme, significa interrogarsi non su qualcosa di astratto, ma sul nostro stesso destino. Allora, qual è il nemico della scienza? Il nemico della scienza che la filosofia deve recuperare è l'obiettivismo moderno. L'obiettivismo moderno è una forma che, in termini molto generici, potremmo chiamare una forma di carattere puramente positivistico, per cui la filosofia, la nostra interrogazione del mondo, non deve limitarsi ai soli fatti, deve cogliere l'intenzione che vi è nella nostra interrogazione dei fatti. Tradotto nei termini, Husserl nel suo ultimo anno di vita raggiunge una chiarezza che non aveva prima. Non dobbiamo dimenticare che la conoscenza non è frutto di operazioni che si ripetono uguali a se stesse. La conoscenza è il frutto delle nostre operazioni. Quindi la conoscenza deriva da una attività non dei soggetti isolati, ma di una comunità di soggetti, deriva da un'interrogazione intersoggettiva del mondo, da un'interrogazione intersoggettiva dell'alterità. Husserl raggiunge con chiarezza l'idea che quando noi interroghiamo il mondo, certo, lo interroghiamo in primo luogo col nostro sguardo, ma non dobbiamo limitarci a una posizione di carattere solipsistico in cui siamo chiusi nella nostra coscienza, nella nostra intimità, nella nostra soggettività. Conoscenza è in primo luogo confronto con l'altro, dimensione di relazione dialogica con l'altro, e l'altro è l'altro in plurimi sensi. L'altro è l'altro come materia, come qualità delle cose che ci circondano. L'alterità è in primo luogo il nostro mondo circostante, il mondo che ci circonda, e alterità però sono anche gli altri soggetti che noi incontriamo nel nostro mondo e con i quali confrontiamo le nostre posizioni, proprio perché conoscere significa stratificare le posizioni e girare intorno agli oggetti. Per dirla in sintesi, significa nell'ultimo Husserl conoscere il valore fondante per la determinazione dell'identità, l'identità delle cose e l'identità del soggetto, credo che sia un messaggio ancora totalmente valido, della differenza. Nel momento in cui noi interroghiamo la differenza degli altri sguardi e la differenza delle cose che sono di fronte a noi nella nostra esperienza, ecco, interrogando la differenza, noi possiamo assumere e raggiungere una identità di carattere complesso. Questo è un
elemento settecentesco, come io amo dire, settecentesco, che noi vediamo all'interno del discorso di Husserl. La filosofia non è la ricerca di un'identità astratta e statica, la filosofia è interrogazione della differenza, è volontà di cogliere la differenza del mondo, la differenza degli sguardi in tutti i suoi strati. Questo è ancora una volta un messaggio di carattere etico. La nostra identità si manifesta soltanto confrontandosi con le differenze, e più differenze coglie il nostro sguardo, più possiamo avere una maggiore percezione della nostra stessa identità. Soltanto attraverso la percezione dell'altro noi possiamo acquisire una identità profonda e matura. Ecco, obiettivismo è proprio considerare che l'oggetto abbia un potere indipendente dalle operazioni soggettive e intersoggettive attraverso le quali noi interroghiamo il mondo e gli altri soggetti. Dunque, il secondo elemento importante di Husserl, il primo, come ho detto, è questa volontà di fare una filosofia che sia conoscenza ed elogio della razionalità, è proprio questo richiamo al valore fondante dell'intersoggettività. Il sapere non è un sapere solipsistico, non è un sapere chiuso all'interno della propria interiorità. La filosofia non è una mera contemplazione del proprio ego, la filosofia è un confronto con l'altro, è un confronto con il diverso. Credo che, al di là della sua interpretazione, che a volte può essere non condivisibile, abbia ben capito il senso e l'attualità della fenomenologia Merleau-Ponty quando, nell'introduzione, nel 1945, alla sua Fenomenologia della percezione, ricorda come il discorso fenomenologico si muova su due parametri. E sono questi due parametri, a mio parere, che segnano l'attualità e al tempo stesso la complessità, il rigore e l'ansia contemporaneamente presenti nel discorso fenomenologico. Il primo, dice Merleau-Ponty, citando da manoscritti allora inediti degli ultimi anni di Husserl e ora ormai pubblicati, Merleau-Ponty ricorda come Husserl stesso dica che la fenomenologia si muove su due orizzonti. Il primo orizzonte è quello che ho chiamato fenomenologia della conoscenza, che Merleau-Ponty chiama, citando Husserl, con il termine intenzionalità d'atto. Intenzionalità d'atto è una parola che per sé tecnica non vuol dire niente, vuol dire molto semplicemente: il mondo è il tema del mio interesse teoretico. Quindi, in primo luogo, io mi rivolgo al mondo indirizzando lo sguardo verso la molteplicità dei suoi strati e dei suoi sensi. Ma, aggiunge Merleau-Ponty, Husserl si accorge che la fenomenologia non è soltanto intenzionalità d'atto, cioè non è soltanto in senso proprio filosofia della conoscenza. Sicuramente è essenziale la dimensione gnoseologica e non può andare perduta perché è la dimensione razionale del discorso filosofico, ma è anche qualcosa d'altro, ovvero sia è quella che sulla scia di Husserl Merleau-Ponty chiama, con un termine anche lì difficilmente traducibile, intenzionalità fungente, che, su cui sono sorte molte barzellette. C'era Funari che raccontava sempre barzellette sulla intenzionalità fungente. È un termine che non vuol dire niente in italiano, che vuol dire poco in italiano, che gli inglesi traducono con un'intenzionalità operativa, ma che vuol dire ancora poco. E quindi Merleau-Ponty coglie con estrema chiarezza il senso di questa intenzionalità fungente. L'intenzionalità fungente vuol dire semplicemente che nel momento in cui noi interroghiamo le cose, queste cose diventano oggetto del nostro interesse tematico, della nostra visione tematizzante. Ecco, noi non dobbiamo accontentarci di questa visione. Il senso della fenomenologia è un invito a interrogare sempre di nuovo le cose. Quindi, e con questo chiudo davvero, la fenomenologia, anche se aspetti dogmatici, aspetti sicuramente duri, la fenomenologia ci insegna appunto come la filosofia debba essere una pratica violentemente, rigorosamente antidogmatica. La fenomenologia ci insegna che l'unico, sulla scia io dico sempre di Spinoza, il vero senso profondo
della filosofia è quello di rinnovare l'interrogazione. Anche nel momento in cui è esigenza fondativa, non deve mai essere appagata da ciò che fonda. Non esiste nessun strato di senso del nostro mondo circostante che non meriti di essere guardato una seconda, una terza volta e via dicendo. Grazie. Vediamo un attimo, ci sono domande? Prego signora. Un attimo, cerchiamo di ricomporci un attimo. Prego signora. Certo, l'intenzione di Husserl di battere l'obiettivismo, di porsi contro l'irrazionalismo, senz'altro è un'intenzione di lei fondamentale nell'ambito di un Novecento in cui l'irrazionalismo ha causato senz'altro i guai maggiori e anche l'obiettivismo non ne ha fatti di minori. Quindi senz'altro è una battaglia condivisibile. Quello che lascia così un po' perplessi è fin dove è spendibile fino in fondo questa filosofia, o non debba essere ulteriormente integrata più che buttata, perché l'intento è senz'altro validissimo. Però ci si chiede: in questa essenzialità del mondo che appare al nostro sguardo, ma è un'essenzialità in cui lo stesso Husserl in realtà non arriva mai a dirci che cosa è l'essenza, e l'essenza del mondo ci invita a guardare all'essenza del mondo, ma queste essenze poi non compaiono mai se non come mere aspirazioni. E quindi c'è da chiedersi se la filosofia a questo punto non evade in una nuova mistica. In realtà, quando lui parla dell'Europa che decade e invita a quello che chiama un eroismo della ragione, perché la crisi dell'Europa è una crisi della razionalità, e sintetizza l'obiettivismo poi nell'antica sofistica, invitando nuovamente a posizioni di tipo socratico e platonico, se ricordo bene, ed effettivamente parlare di nuova sofistica non è quanto mai appropriato, però in questa ricerca dell'essenza, diciamo dell'essenza dell'Europa, più di tanto non ci dice. E quindi il non dire più di tanto della filosofia porta la filosofia a quel non dire che è proprio della mistica, in cui arriviamo sulla soglia e dopo la soglia che cosa c'è? La filosofia si deve esprimere. Bisogna che storicamente prenda una posizione, quella posizione da cui Merleau-Ponty si è ritratto quando inizialmente operava con Sartre, e Sartre la posizione l'aveva presa, ma lui si è ritratto da questa posizione per dire qualche cosa di più o qualche cosa di meno. In questo caso sembra che abbia detto qualcosa di meno, non qualche cosa di più. Ecco, in questo senso resto un po' perplessa. E resto un po' perplessa ancora quando ci parla di questa volontà di cogliere la percezione dell'altro, fin dove direi questa percezione dell'altro è valida, direi, in un tempo di pace, in un tempo di guerra, quando ben bene io ho percepito l'altro, l'altro che ho percepito come nemico. E prendiamo, direi, l'epoca in cui ha vissuto Husserl, l'epoca del diffondersi del nazismo, lui ha percepito l'altro, ha percepito il nazismo, però ha dovuto scappare in Francia. E allora questa percezione,
direi, dell'altro, fin dove finisce per diventare acquiescenza, finisce per diventare accettazione, e non ci invita invece a cogliere quello che nell'altro va respinto, e non ci invita alla lotta. Sono altre domande? Solo questo. Prego, faccia la cortesia, se può venire. La signora? Prego, è solo bello perché è tutto registrato. Sì, sennò si perdono i fili della... La crisi dell'Europa è la crisi della ragione. Mi complimento con la signora per questa proposizione. Grazie. Come sapete, sei un illustrissimo professore, e d'accordo con questa frase. Ci sono altre domande? Cominciamo. Che la crisi dell'Europa sia la crisi della ragione lo dice Husserl, per cui è vero, che è molto difficile. Per quanto riguarda l'affermazione della signora, le dividerei in due parti. Allora, da un lato è un'accusa che è stata più volte ripetuta a Husserl. Husserl, che naturalmente per me è un merito, ma su questo si può considerare giusto avere differenti punti di vista. In Husserl manca una vera e propria filosofia della storia. Fin dalla filosofia come scienza rigorosa del 1911, Husserl se la prende violentemente con lo storicismo di Dilthey, quindi attraverso la polemica con lo storicismo di Dilthey, se la prende contro una riduzione della filosofia alla storicizzazione della filosofia medesima, quindi se la prende in realtà con una riduzione della filosofia alla storia. Lo ritiene in realtà, ritiene lo storicismo e un'attenzione eccessiva alle filosofie della storia come l'altro lato dello psicologismo, cioè vi sono dei filosofi che si occupano troppo di operazioni soggettive e altri che si occupano troppo di operazioni oggettive. Però mi rendo perfettamente conto che in una filosofia come quella del Novecento, dove la filosofia è essenzialmente filosofia della storia, una filosofia che ci dà strumenti per interpretare la storia, ma non ha alcuna interpretazione della storia, sia, ma ci dà gli strumenti per interpretarla, possa in un certo qual modo turbare. A mio parere però questo punto di vista va considerato nel suo aspetto fondativo, cioè nel suo aspetto positivo, proprio perché la storia può essere guardata nei suoi eventi, nell'esperienza che abbiamo di essa, da numerosi punti di vista, e per coglierne la complessità e la stratificazione bisogna osservarla da numerosi punti di vista e non da uno solo. Però ovviamente la critica che lei ha fatto a Husserl è, pur da versanti diversi, la critica che fa Sartre, la critica che fa Adorno, che se la prende in modo violento con il suo... con il discorso fenomenologico, proprio per questa incapacità di arrivare ad una storicizzazione dell'essenza, ad una storicizzazione delle proprie tematiche, e richiudendo tutto il pensiero filosofico in quello che, con una sorta di disprezzo, viene chiamato teoreticismo, quindi riconducendo tutto il pensiero filosofico ad una dimensione puramente teorica e quindi per alcuni astratta. Ecco, qui naturalmente sono differenti concezioni del discorso filosofico, e indubitabilmente lei ha ragione quando afferma che a volte il discorso husserliano sembra perdersi all'interno delle sue stesse descrizioni. Questo è assolutamente vero, questo, diciamo, non si può non riconoscerlo. A volte Husserl, ed è un paradosso, che è un filosofo che si ritiene sia realista sia idealista, ma anche dubitabilmente realista, si rende perfettamente conto,
essendo filosofo di genio, che in queste sue analisi quello che rischia di andare perduto è proprio l'oggetto, in quanto a forza di descrivere, di guardare a tutti i punti di vista, la concretezza esperienziale percettiva dell'essenza rischia di perdersi. A mio parere questo è vero, ma anche questo è un'indicazione metodologicamente molto importante. L'oggetto, l'osservazione che abbiamo del mondo è un'osservazione che si rinnova, in cui l'oggetto non è un dato di fatto, bensì qualcosa che rinnova il suo senso al rinnovarsi del nostro sguardo. Credo che se noi non capiamo come questo elemento, allora sì, la fenomenologia rischia di perdere il proprio senso di fondo, ma appunto rispondendo alla sua domanda, poi c'è ancora un punto che volevo sottolineare, interroghiamoci brevemente e in modo non filosofico che cos'è stata la scienza negli ultimi 2000 anni. La scienza negli ultimi 2000 anni non è stata null'altro, è un null'altro però di estrema importanza, che un continuo processo di interrogazione sui medesimi fenomeni. Allora, se la conoscenza scientifica avanza, è perché non ci si è accontentati di un modo di vedere le cose, e a questo modo di vedere le cose se ne sono aggiunti, stratificati altri. Io faccio l'esempio della generazione spontanea. Se ci fossimo accontentati della spiegazione di come nascono dei microrganismi all'interno di un pezzo di carne putrefatta, probabilmente non avremmo mai avuto gli antibiotici. Quindi in realtà è un elemento, la scienza, di continua interrogazione del dato, cioè non si accontenta di un modo di guardare il dato e lo rinnova. Per dirla col linguaggio di Bachelard, è piena di errori epistemologici il nostro percorso scientifico, ma l'errore epistemologico da un punto di vista della logica della scoperta scientifica non è mai un errore, perché è qualcosa che induce a guardare meglio. Quindi in realtà è vero che a volte sembra andare perduto l'oggetto, ma sembra andare perduto l'oggetto perché, detto con una formula un po' facile, la ricerca non ha mai fine. Cioè l'interrogazione del senso del nostro mondo circostante è qualcosa che non si conclude. Quindi questa incompletezza del discorso fenomenologico, che può non soddisfare, a me personalmente piace molto, perché è l'incompletezza della ricerca scientifica, nel senso io interrogo qualche cosa e continuo a interrogarlo, perché è l'oggetto stesso che mi dà gli stimoli. Certo, non tutti gli oggetti, altrimenti la metafora con cui Merleau-Ponty descrive non avrebbe senso, non tutti gli oggetti ci danno gli stimoli, ma appunto c'è la varietà delle scienze, c'è le varietà dei saperi, c'è le varietà del nostro approccio al nostro mondo circostante. Ecco, quindi il mondo è vario e nella sua varietà induce sempre nuove domande, anche se mi rendo conto che non sempre le risposte sono adeguate alle domande. Benissimo, però il senso della filosofia, il senso socratico della filosofia, come noi tutti sappiamo, è quella di fare domande, le risposte arriveranno. Questo però è il segno che la filosofia non cade nel determinismo, non deve cadere nel dogmatismo deterministico. Io ricordo sempre, io avvicino sempre nella mia immaginazione, ho fatto soltanto un accenno, Spinoza e Husserl. Perché Spinoza? Perché Spinoza si rende conto che il mondo è così e non altrimenti. Si rende conto che il mondo è fatto così e non c'è niente da fare, perché il mondo è quello. Però dice, proprio perché il mondo è quello, il nostro dovere etico è quello di interrogare sempre di nuovo le possibilità. Dunque, un discorso che potrebbe essere rigidamente deterministico come quello di Spinoza finisce per essere il più bell'elogio del libero arbitrio e della libertà della ricerca. Proprio perché il mondo è fatto così, noi dobbiamo saperlo interrogare sempre di nuovo. Finisce per essere un elogio così grande del libero arbitrio che Spinoza è nella meravigliosa situazione di essere stato scomunicato dai cattolici, dai protestanti e dagli ebrei. Quindi mi sembra che in questo sia quasi perfetto: una filosofia scomunicata da tutti è una filosofia che ha in sé un elemento veritativo. Poco ma sicuro. Quindi
stesso discorso, in un certo qual modo, vale per il secondo punto, in cui concordo pienamente in realtà con lei. La percezione dell'altro è difficile da comprendere, perché l'altro rischia di essere assolutamente qualcosa di astratto. Però attenzione, se noi prendiamo l'altro come soggetto storico, allora è evidente che lei ha perfettamente ragione. Allora è molto meglio l'interrogazione dell'altro, come fa Martin Buber nella sua filosofia dialogica, evidentemente, o come fa entro certi limiti Levinas, che ha degli elementi di carattere culturale ben specifico. Ma per Husserl l'altro siamo noi. E quindi in realtà nel momento in cui noi interroghiamo l'altro non facciamo altro che interrogare noi stessi, e mi sembra molto bello, se posso, anche questo, cioè l'interrogazione dell'altro non va limitata alla dinamica storica con cui avviene da parte di un soggetto storicamente situato l'interrogazione di un'alterità altrettanto storicamente situata, ma da un punto di vista, ho usato poco questo termine questa sera, ma questo intendevo spesse volte, da un punto di vista trascendentale. Quindi noi, trascendentale inteso come dimensione di disvelamento delle condizioni di possibilità del nostro essere, ebbene, allora l'altro è un principio trascendentale del disvelamento del nostro senso, del nostro senso identitario. Cioè noi non possiamo interrogare noi stessi se non comprendiamo l'altro che in noi e l'altro che di fronte a noi. Husserl amava molto l'Europa e riteneva che il destino dell'umanità fosse il destino dell'Europa, e questo è sicuramente un limite della sua epoca e del suo destino. Però anche se questo è un suo limite intrinseco, in realtà, contrariamente a quello che diceva un presidente del Senato italiano, ahimè pur filosofo, noi siamo veramente meticci. Cioè il meticciato è proprio la nostra stessa essenza filosofica, in quanto noi non siamo mai un'identità astratta, non siamo mai una dimensione deittica per cui io sono l'io che indico, perché io che indico mi rivolgo all'altro, è un continuo andar fuori di noi. Ecco, l'altro è un principio trascendentale perché ci dice che la conoscenza, in qualsiasi sua accezione possa dirsi, l'esperienza, in qualunque accezione possa dirsi, è un confronto con l'alterità. Quindi la condizione, certo non c'è un altro concreto, non c'è un altro storico, ma la condizione di possibilità di ogni conoscenza reale possibile è il confronto con l'altro. Ecco, questo credo che sia uno degli elementi di maggiore attualità non storicistica e non storica della fenomenologia.